In questi anni, ogni volta che ci è stato chiesto, ma chi avete in questa città? Chi è il referente di quest'altra città? Noi in questi 2 anni, rispetto a questa domanda, eravamo scoperti. Adesso in 12 città italiane possiamo dire il referente è Tizio, è Caio. A questo punto noi possiamo cominciare con soddisfazione a dire stiamo crescendo. E adesso comincia la crescita reale del nostro partito, perché per alcuni versi la nostra crescita è stata virtuale ed è per questo che non potevamo fare ulteriori salti. La crescita territoriale però ci porta anche ad altre considerazioni. Come accennava il vice segretario, noi abbiamo posto nel nostro statuto come limite all'assunzione di cariche interne e politiche alcuni requisiti che per noi sono indispensabili, e cioè quello di non avere nessuna compromissione di sudditanza con lo Stato che noi combattiamo, e cioè lo Stato del Vaticano, e il certificato penale. Diciamo che ci sono anche delle particolarità che devono poter essere valutate singolarmente, insomma. Quindi non abbiamo una rigidità, perché certe forme di rigidità non sono neanche troppo intelligenti. Quindi dobbiamo lasciare il margine ad una valutazione etica rispetto ad un certificato penale. Dobbiamo territorializzarci, tornando a quello che stavamo dicendo prima, e questo significa che noi dobbiamo anche tener conto di alcune esigenze che potranno crearsi sui territori. Innanzitutto lo sbattezzo noi l'abbiamo sempre ritenuto importante in relazione ad un programma nazionale che doveva essere portato nelle istanze parlamentari e che vedeva al primo punto l'approvazione dei patti lateranensi. Quindi lo sbattezzo si rendeva requisito necessario per dare credibilità ad un candidato che vuole abrogare un trattato internazionale con uno Stato e poi non trova il coraggio di eliminare la sudditanza giuridica da quello Stato. Diventava una questione di incompatibilità. Nelle amministrazioni locali ci siamo posti questo dubbio. Questa finalità c'è, perché non è una finalità di carattere amministrativo, questa è una finalità di carattere politico. Nell'esercizio dell'amministrazione locale, forse qualcuno potrebbe aderire e potrebbe anche decidere di non farlo perché lo sbattezzo non lo ritiene requisito necessario per poter amministrare la sua città. E questa è una cosa che ci è stata rappresentata. Altra valutazione che abbiamo dovuto prendere in considerazione, la possibilità di allearci con altre formazioni politiche. Le formazioni politiche, ovviamente più vicine ai nostri obiettivi, sono formazioni progressiste, sono formazioni libertarie, sono formazioni che condividono con noi la difesa delle tutele costituzionali. Non sono sicuramente formazioni che non abbiano una chiara connotazione antifascista. E qui vorrei aprire un'altra parentesi. Se chi pensa che il fascismo sia superato perché storicamente relegato al secolo scorso, ha un'idea del fascismo un po' limitata. Il fascismo è un istinto di prevaricazione che c'è in ogni società e che è tenuto a freno dalle regole.
di voler imporre anche con violenza la propria idea agli altri. Il fascismo è l'incapacità di percepire la realtà in maniera diversificata. E nella diversificazione di accettare che le differenze possano essere regolamentate con una legislazione condivisa. Le differenze ci sono. E pensare che le differenze debbano essere eliminate con l'idea del partito unico è quello fascismo. È la incapacità di accettare il pensiero differente. E l'incapacità di accettare che quel pensiero differente possa trovare una sua collocazione all'interno di un contesto di regole di base che deve essere riferimento per tutti. È questa la funzione di una Costituzione, è questa la funzione di un patto fondativo. Io accetto che un'altra formazione possa governare, anche se è diversa da me. Io accetto che un'altra formazione che fa riferimento a idee diverse dalle mie possa legiferare anche su di me. Perché? Perché so che lo farà all'interno di un insieme di regole condivise. È questo che consente alle minoranze di accettare il governo delle maggioranze. E quando è che questa cosa si sfalda? Quando è che non c'è più la legittimità a riconoscere la maggioranza? Quando ci si rende conto che la maggioranza non sta governando nel rispetto delle regole minime condivise, ma sta esulando e sta tradendo il patto fondativo. Quando si sente dire che un partito vuole essere unico, scatta un allarme. Perché i partiti unici sono un'anticamera dei totalitarismi, indicazioni che devono emergere dall'assemblea aperta a tutti e nella quale ognuno, mi auguro,